Ciao bambini! Ma ciao! Penso che sia necessario fare una sorta di punto della situazione innanzitutto. Ma salve! Quanto tempo, vero? Forse un po' troppo? Non che io sia stato a grattarmelo o a cavoleggiare tra varie idiozie. In realtà, come molti di voi saprete, ho dovuto seguire un progetto piuttosto importante. Sì, di disegno ovviamente. Lo dice il guanto del potere che ho ancora addosso. Ma volevo un po' aggiornarvi, perché sono successe cose. Ad esempio, Electric Topic ha iniziato finalmente la scuola elementare. Ho registrato il primo giorno di scuola e altro, ma più che altro perché ero stressato e ansioso a riguardo, quindi non lo so, l'idea della telecamera, del fare qualcosa mi teneva concentrato e quindi mi toglieva un po' di ansia di dosso. Tutte clip che non ho più usato né fatto niente con queste. Quindi adesso facciamo una sorta di effetto flashback, come se io stessi ricordando il passato, quindi adesso voi vedrete un mio ricordo di quando Electric Topi è andato a scuola per la prima volta. Vede che sei uno youtuber con quella telecamera, no? Io già mi sto preparando la figura di merda che fa di me. Sì, no, la televisione non la vedo chiamata. Ciao carissimi, questo è un video brevissimo, alquanto speciale, ma sarà e servirà anche per aggiornarvi sulla situazione corrente, su come sta andando, visto che è parecchio che non esce un video. Innanzitutto ho deciso di fare un video perché oggi è il primo giorno di scuola di Electric Topi. Primo giorno di elementari, non so, avrete visto il video magnifico in cui compriamo tutti i materiali per la scuola. Siamo pronti, siamo carichi, lui è carico, credo almeno. E poi vi aggiornerò su come sta andando il lavoro di cui mi sto occupando, eccetera, eccetera. Ma adesso andiamo. Qui ci sono tutti quelli che sono i libri, che almeno lui ha la fortuna che si faccia così ormai, che si portano tutti a scuola, si tengono dentro l'armadio e così non devi mai portare lo zaino extra carico in modo esagerato. Ai miei tempi, così sembra che sono vecchio, ma in realtà sono giovanissimo. E tra l'altro Electric Topi sta andando non solo nella mia stessa scuola, ma anche nella stessa aula della mia scuola. Quindi c'è un certo valore emozionale e la mamma di Topi mi sta facendo cenno di tagliare perché si vergogna. Bene, anche questa è fatta, la mamma di Topi sull'orlo del pianto. Io no, perché sono bravo, in realtà è che io sono molto più bravo a nascondere le cose. Mamma di Topi, piange o no? Dopo. Dopo piangi, piangi da solo a casa. Lei è solo a casa, si chiude in una stanza. Bah! E noi invece dobbiamo andare a lavorare in ufficio. Wow! Bene bambini, io adesso mi rimetto al lavoro, che c'è tanto lavoro da fare. Vi spiego molto velocemente, questo progetto sta per scadere in circa 13 giorni, cioè la scadenza mia ultima di questo progetto è tra circa 13 giorni. E no, no. In realtà ho finito oggi, ho finito ora, per questo sto editando. Clip di giorni fa, parecchi giorni fa, come dice lui, persona che non conosco su schermo, più di 13 giorni, per farvi capire come si sono accavallate clip, cose, e torniamo al video, sai che sì, torniamo al video, basta parlare, che sia il video a raccontare.
circa 13 giorni, cioè la scadenza mia ultima di questo progetto è tra circa 13 giorni, quando uscirà questo video? Forse saranno ormai diventati 12, 11, non lo so, ci manca poco e da lì sicuramente tornerò più che attivo su questo canale, quindi abbiate pazienza e vi ringrazio soprattutto del supporto che ho visto che tanti di voi hanno scritto proprio messaggi estremamente affettuosi e amorevoli di supporto, sanno che sto qui, vedete il mio Instagram Stories da tipo le 8 del mattino alle 3 di notte, ogni giorno un lavoro importante, ci tengo tantissimo e quando uscirà ve lo annuncerò, o meglio vi lascio una chicca, forse non sarò io il primo ad annunciarvelo. Adesso però, come ho detto, mi metto a lavorare e poi andiamo a vedere Electric Topic, andiamo a prenderlo e gli chiediamo com'è andata, quali sono i suoi pensieri sul primo giorno di scuola in un banco tutto suo e la scuola dei grandi, non più l'asilo, quindi andiamo là. E eccolo lì, uscito da scuola, pronti per andare a casa. Beh, com'è andata? Bene quanto? Tanto. Che avete fatto? Esercizi. Gli esercizi? Davvero, di già? Il primo giorno? Wow, adesso mi racconti tutto a casa. Pieno come ricordo, direi. Adesso invece parliamo di quest'altra faccenda del lavoro. Non so come dirlo o se lo posso dire, ma diciamo che mi mancano 2 giorni di lavoro. No. Fucking serious. Innanzitutto siamo nel mio nuovo studio e il video prossimo sarà riguardo questo studio, ma a parte questo, no, il lavoro è finito, come ho detto, e è tutto consegnato e il tempo è molto relativo in questo video perché, come vedete, ho fatto clip in luoghi diversi, tempi diversi, un vero macello, così che vi rendete anche conto di che diavolo è successo a Zio Peo, che è andato così tanto in confusione da fare molteplici video in tempi e luoghi diversi pur di far uscire un video del primo giorno di scuola di Topi e anche un update su cosa sta succedendo, eccetera eccetera eccetera. Comunque, questo è il succo e sto anche male. Sto male, c'ho mal di gola, sto male, madre. Bene, sai che, bambini, tesori di Zio Peo, torniamo al video che è meglio. Diciamo che mi mancano 2 giorni di lavoro, oggi e domani, e teoricamente dovrei aver finito, consegnato, ok, ci saranno ancora delle cose da sistemare nel tempo per quanto riguarda questo progetto, riprendere in mano altri progetti, altri lavori che ho lasciato in sospeso, tra cui anche le vostre commissioni che vi dirò, state attenti su Instagram perché è lì che aprirò di nuovo a breve le commissioni, perché per questo progetto non verrò pagato se non che fra parecchio tempo e ho bisogno di entrate immediate per pagare le bollette, casa, eccetera. Sono stato 2 mesi sempre solo su questo progetto, quindi adesso mi devo mettere sotto a lavorare tante altre cose che mi diano entrate un po' più immediate, perché il lavoro del disegnatore è un po' pessimo a volte quando si tratta di lavorare con aziende grandi, che tu dici, oh che bello lavorare con un'azienda grande, beh, l'azienda grande ti paga dopo 3 mesi anche, e altre aziende addirittura temporeggiano perché per qualche strano motivo non ce la fanno a pagarti in quel periodo. Io ho delle entrate da prendere ancora da altre cose che dovrei aver preso mesi fa e ancora non ho, quindi le commissioni, fare video, le live torneranno presto in modo costante, vi porterò con me a fare il trasferimento di questo ufficio a casa mia nuova, perché questo ufficio qua, questo studio qua chiude, bella, cioè chiudo, basta, cioè finisce lì, perché sto pagando una casa, sai come, mi farebbe piacere viverla un pochino. È stato faticoso questo periodo, molto intenso, ho lavorato circa 12 se non 13 ore al giorno, a volte di più, a volte di meno, ma in modo piuttosto costante. Per me ogni giorno è stato ed è da sempre lunedì, almeno da, non lo so, 3 anni, per me ogni giorno, domenica inclusa, è lunedì, per me non esiste il giorno di riposo, è una mia attività, è qualcosa che dipende soltanto da me e che adoro, quindi mi pesa fino a un certo punto fare le 2-3 di notte a disegnare, e mi auguro quindi anche per voi, se posso passare mai un messaggio positivo a chi mi guarda, è di combattere, di sputare sangue, farsi penetrare intensamente il culetto pur
di fare il lavoro che vi piace perché sarete ripagati a vita. Questo è quanto per questo breve aggiornamento. Ci vediamo presto attivi a casa di Zio Peo, non più in questo ufficio. Dite addio all'ufficio. Sarà l'ultimo video, no, in realtà lo saluteremo poi quando faremo il trasloco. Per ora questo è quanto, ragazzi, vi adoro. Chi starà vedendo questo video vuol dire che mi ha aspettato, ha avuto pazienza con il fatto che io sono stato così indaffarato che ho dovuto mettere in pausa il canale perché era impossibile per i tempi che avevo e che mi sono stati dati per fare questo lavoro. Quindi grazie per esserci ancora, vi amo, vi stimo e vi incoraggio. Perché parlo come Capitan Ventosa? Non lo so. Questo era Electric. Abbo! E ciao!